nostro ospite. Direi che possiamo passare al nostro ospite. Fai pure tu il padrone di casa, Roberto. Intanto saluto veramente con piacere l'avvocato Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita. Personalmente ho avuto modo di vederlo, di ascoltarlo sia nel convegno dei Volontari Verdi a Monza che nel convegno della Lega Nord a Seregno. L'avvocato Amato è preziosissimo, si presta sempre generosamente per spiegare anche a che punto è arrivato l'indottrinamento gender, e quindi lo salutiamo e gli diamo subito la parola. Buongiorno, avvocato Amato. Buongiorno, buona domenica a te e a tutti i radioascoltatori. Grazie, prego Buongiorno, Roberto. buongiorno anche da me, avvocato Amato. Ma a questo punto direi che partiamo da qualche giorno fa, da una settimana esattamente, a questo punto una settimana fa. Family Day è stato comunque promotore di questa importantissima manifestazione, un grandissimo successo, e partiamo un pochino da qui, avvocato. Sì. La gente, il popolo è sceso in piazza sabato scorso per dimostrare ormai un'ovvietà, perché siamo ridotti al punto di dover anche manifestare per dimostrare l'ovvietà, cioè che la famiglia è composta da un uomo e una donna, che un bambino ha bisogno di un padre e di una madre. E che è vergognoso sfruttare il corpo di una donna attraverso la pratica dell'utero in affitto per procurare un figlio a una coppia omosessuale. Questa cosa qui, che fino a qualche anno fa era scontata, rischia di essere messa in discussione e quindi costringe addirittura un popolo a scendere in piazza. Questa è la prima riflessione che io mi farei e lascerei ai radioascoltatori, ma sembra davvero di vivere la profezia di Chesterton, un grande scrittore inglese Sì. che ai primi del Novecento disse: attenti, verrà un giorno in cui spade dovranno essere sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi d'estate e che 2 più 2 fa 4. Purtroppo è arrivato quel giorno lì. Noi dobbiamo sguainare spade, scendere in piazza, passare le serate, litigare, confrontarci in televisione, prenderci insulti, per che cosa? Per dimostrare che un uomo è diverso da una donna, che la famiglia è composta da un uomo e una donna, che un essere umano nasce da un gameto maschile e femminile, che un bambino ha bisogno del papà e della mamma, appunto, che le foglie sono verdi d'estate e che 2 più 2 fa 4. La protesta è nata anche, diciamo, il caso Sbelli è stato questo abominevole provvedimento incostituzionale che è in discussione, il DL Cirinà, che è un provvedimento che infatti vuole raggiungere tre obiettivi con un colpo solo, tre piccioni con una fava. Primo, introduce di fatto il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Secondo, consente che bambini vengano adottati da coppie simili attraverso la stepchild adoption. Terzo, incentiva di fatto questa barbara pratica dell'utero in affitto, che è una nuova forma di schiavitù e di sfruttamento del corpo della donna nel XXI secolo. Beh, io dico, cioè, che il minimo è reagire, ma il minimo è reagire con una grande manifestazione in piazza, il minimo. Che sia Allora, incostituzionale, se possiamo spendere 2 parole su questo testo, oppure dimmi tu come vogliamo fare. no, io direi di diciamo è una domanda una io una Marco. Sono assolutamente d'accordo rispetto a quello che ha detto, anche perché se non ho letto male, ascoltando anche un suo contributo su YouTube, ce n'è tantissime, andate comunque ad ascoltarli. Già nel 2010 la Corte Costituzionale, mi pare, la sentenza 138 ha stabilito praticamente un principio preciso, che il matrimonio non può essere parificato sostanzialmente. E già anche lo stesso presidente Mattarella, per quello che speriamo, voglio dire, porti a termine la sua posizione, sostanzialmente oggi è dichiarato, come ha detto giustamente lei, anticostituzionale. Quindi siamo al di fuori della Costituzione. La domanda Perché la faccio anch'io all'avvocato Amato. Intanto, parlando di Family Day,
Lo dico, l'abbiamo chiesto anche a Maria Rachele Ruiu settimana scorsa, lo chiediamo anche a lei, se la piazza del Family Day era una piazza contro gli omosessuali oppure no. Ovviamente questo lo chiediamo perché è giusto anche spiegarsi, dare le idee chiare a tutti. E un'altra, qual è anche secondo lei la posizione che la Chiesa ha tenuto, cioè è stata una posizione comunque rispettosa o meno? Perché spesso, per esempio, quando si parla di Papa Francesco, si magnificano le sue posizioni, tra virgolette, di stile progressista e si tacciono invece le dichiarazioni del Papa, per esempio, contro l'ideologia gender. Grazie. Sì, sull'aspetto della costituzionalità è singolare quello che vediamo oggi, che i cultori di questa che considerano la Costituzione più bella del mondo, no? Che sono sempre pronti a ricordarlo, a osannarla, e poi quando serve a loro ne fanno carne da porco. Anche l'idea che questo provvedimento sta avanzando a tappe forzate, come se fosse l'emergenza con la E maiuscola del nostro paese, addirittura violando la Costituzione. Perché credo sia la prima volta che un disegno di legge arrivi in aula senza il passaggio in commissione, in questo caso in commissione giustizia, certo, violando espressamente l'articolo 72 della Costituzione. Cioè non c'è neanche il tempo di discuterne in commissione. Ma che cos'è questa emergenza assoluta? Cioè, è possibile che oggi noi siamo un paese talmente felice, senza problemi di crisi, di occupazione, di immigrazione, di ISIS, no, che l'unica vera assoluta priorità è la stepchild adoption per le coppie omosessuali. E io chiederei al primo che passa per la strada, magari uno licenziato, 50 anni, che non trova lavoro, quanto incide nella sua vita la stepchild adoption in questo momento. Ed è vergognoso che il governo, in questo caso Renzi, stia facendo un'operazione cinica, perché la fretta è dettata semplicemente da una priorità, cioè il fatto di poter alle prossime elezioni amministrative agganciare la sinistra. Ma possibile che una cosa così delicata, che ha anche un impatto antropologico, culturale, che cambia una società, che richiede discussione, sia sacrificata sull'altare di questo cinismo da catto della... Detto questo, qual è l'aspetto che rende assolutamente incostituzionale, giustamente come è stato notato? Nel 2010 la Corte Costituzionale, con la sentenza 138, disse una cosa molto precisa: il legislatore regola pure le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma che questo non appaia né direttamente né indirettamente minimamente paragonabile al matrimonio. E il legislatore si rese conto che l'operazione era complessa, infatti usò questa metafora: il legislatore si troverà a navigare tra Scilla e Cariddi, e purtroppo la Cirinnà si è schiantata sugli scogli di Cariddi. Perché fin dall'articolo 1 si capisce quanto è incostituzionale questo testo. Diciamolo agli ascoltatori: qui è prevista persino una cerimonia davanti all'ufficiale di Stato civile con due testimoni. Addirittura uno dei due partner assume il cognome dell'altro come cognome di famiglia e lo mantiene, dice il testo a Cirinnà, durante lo stato di dominio. Bisogna dichiarare qual è il regime patrimoniale degli uniti: separazione dei beni, comunione dei beni, viene rilasciato un certificato che attesta l'unione con l'indicazione dei testimoni, l'indicazione del stato patrimoniale e via via. Siamo di fronte a un matrimonio. Evidente. Poi c'è l'estensione dei diritti successori, c'è la possibilità, nel caso in cui i due componenti dell'unione si separino, ci sono tutte le procedure previste per la separazione, il divorzio e il matrimonio, è parificato a tutti gli effetti. E poi c'è l'aspetto più vergognoso di questa vicenda, perché negare la paternità e la maternità a un bambino per l'egoismo
il desiderio egoistico di due adulti è veramente una roba che grida vendetta a cospetto di Dio. In una società civile degna di questo nome, civile, tra l'interesse e il diritto del minore, del bambino, e il desiderio dell'adulto, deve prevalere il più debole. Insomma, questa è una società dove vale la legge del più forte, ma non è una società, non è una civiltà. Quindi questo è gli aspetti, diciamo, giuridici. Poi, ripeto, la cosa incredibile è che affermazioni di questo tipo, cioè che un bambino debba avere una mamma e un papà, che la famiglia è composta da un padre, da un uomo e una donna, non sono affermazioni né di destra né di sinistra, né laiche né cattoliche, sono un'evidenza oggettiva della natura di cui la ragione non può non tener conto. Il problema è che qui stiamo smarrendo la ragione, ed è l'aspetto più irritante. L'altra domanda era sul Family Day. Sì, esatto, cioè glielo faccio ripetere, conosco il suo pensiero, però senz'altro glielo faccio dire dai nostri microfoni, se era o meno una piazza contro gli omosessuali, insomma, ecco. Questa non era una piazza contro niente e nessuno, era, lo ripeto, una piazza in cui si è semplicemente affermato alcuni principi ultra positivi, non negativi, positivi, cioè semplicissimi, che la famiglia è composta da un uomo e una donna, che un bambino ha bisogno di un padre e una madre e che non si può sfruttare il corpo di una donna commercialmente per ottenere un figlio. Punto. Mi pare che qui non si attacchi nessuno, si affermino semplicemente dei principi positivi che tra l'altro fanno parte del minimo buon senso dell'uomo comune della strada. Non c'è da fare nessuna disquisizione accademica, ok. Le persone dello stesso sesso, va bene, possono fare quello che vogliono, cioè nessuno qui si può permettere né di giudicare moralmente, non è questa la sede, poi ciascuno risponde alla propria coscienza o a Dio se ci crede, ma a noi non interessa giudicare le persone. Certo, non possono pretendere di essere parificati a una famiglia. Questo, ecco, cioè, perché la famiglia, così come previsto dall'articolo 29, che non ha una sua funzione sociale, ricordiamo, qui non c'entra niente la fede, la religione, non è un problema confessionale. La famiglia ha una funzione sociale precisa. Le persone adulte dello stesso sesso possono fare quello che vogliono, convivono, ma non possono pretendere diritti come coppia, perché non sono una coppia giuridicamente, non sono una famiglia, non si possono definire una famiglia. Tra l'altro io vorrei anche dire, con massimo rispetto, ognuno fa la scelta che vuole dal punto di vista, ma vogliamo parlare un po' dei numeri? Ecco. Allora, lo sappiamo, esatto, che l'ultimo censimento ci dice che oggi in Italia ci sono 13.997 coppie eterosessuali, parliamo del 99,95% delle coppie, e ce ne sono 7.513 che si autodichiarano, cioè persone dello stesso sesso che si autodichiarano famiglia, cioè 14 milioni da una parte e 7.513 dall'altra. Ma forse la politica, il governo, il legislatore si dovrebbe occupare dei 14 milioni di coppie e non dei 7 milioni. Tra l'altro ci dice sempre l'Istat, l'ultimo censimento, che di queste 7.513 coppie che si autodefiniscono famiglia, solo 529 hanno figli. Dove sono i 100.000 bambini? I famosi 100.000 bambini dichiarati. Questo è 529 delle 7.513 coppie, contro, ripeto, le 14 milioni di coppie eterosessuali. Ma qualcuno si vuole occupare di questi 14 milioni di coppie? Vogliamo introdurre il concetto familiare? Vogliamo fare qualche politica europea, visto che l'Europa si insegue soltanto sui diritti civili dell'assurdo? Seguiamola anche sulle cose buone, come in Francia, in Germania. Cioè. Ma che incentivo diamo
come vogliamo affrontare tra l'altro il problema demografico, che aiuto diamo a queste 14 milioni di coppie eterosessuali? No, ci dobbiamo occupare. Ah, e tra l'altro, piccolo particolare, a chi piacciono i numeri. Quindi queste coppie gay con figli rappresentano lo 0,005% delle coppie italiane. Ripeto, 0,005% delle coppie italiane. 4 zeri. Bisogna che... Anche questo discorso che siamo il fanalino d'Europa, chiariamolo per piacere, è un aspetto che comincia a darmi fastidio. Ecco, se l'Europa dei diritti civili, di cui noi saremmo il fanalino di coda, sempre gli ultimi, è l'Europa trainata per esempio dalle locomotive del Belgio e dell'Olanda, il Belgio dove è stata appena approvata la legge sull'eutanasia infantile, o l'Olanda dove c'è il partito dei pedofili e si parla già di diritto civile, diritto all'amore intergenerazionale, perché pedofilia suona male. Beh, se questi sono i diritti civili dell'Europa, se li tenga l'Europa. Ma dove sta scritto che dobbiamo seguire verso l'abisso sta roba? Anzi, l'Italia è bene che cominci ad avere un sussulto di dignità e di presentarsi come il baluardo, non il faro, il fanalino, il faro della ragione, il baluardo in difesa della ragione umana. Ma quali sono? Fermiamoci. Tra l'altro l'Italia è stata la culla che ha creato la civiltà occidentale. Se questi qui hanno smarrito la ragione, dobbiamo dirgli, dobbiamo indicare noi la via giusta, no seguirli verso l'abisso. Se li tengano questi pseudo diritti civili. Ecco, avvocato, volevo fare una domanda, non so, siamo in pausa pubblicitaria adesso. Tra 20 secondi, allora aspettiamo un attimino, dopo la pausa pubblicitaria comunque le faccio una domanda anch'io in più. C'è anche da sottolineare comunque, non più tardi di mercoledì scorso, lo stop dell'Associazione dei Pediatri sull'Unione Gay. Perciò sostanzialmente loro hanno così preso una posizione, devo dire, ferma e importante sul fatto che comunque le adozioni gay potrebbero creare quasi sicuramente dei possibili danni ai figli appunto stessi adottivi. Quindi sicuramente non è una posizione politica, non è la posizione di Amato, di Gandolfini, non è una posizione, è una posizione super partes che, ripeto, racchiude l'unione, il SIP, che è l'unione appunto dei pediatri italiani. Quindi devo dire che è una voce sicuramente fuori dal coro, ma assolutamente attendibile, visto che quotidianamente quei bambini loro hanno a che fare. Andiamo in pausa adesso? Andiamo in pausa, sì, pubblicità. Amate la musica classica? Allora. Siamo sulla strada della libertà con Roberto Maggi e con l'avvocato Gianfranco Amato. Prego Roberto. Faccio una domanda all'avvocato Amato, appunto, ritorniamo un po' al fatto anche delle radici, le radici cristiane, comunque le radici soprattutto identitarie, una certa visione di che questa Europa comunque dovrebbe avere, visto il fatto dei paesi che l'avvocato ha sottolineato, dove un certo mondo sta venendo avanti ed è già venuto avanti in modo importante, e noi ritorniamo sempre al punto di partenza, anche perché poi quest'anno, soprattutto quest'anno, ci sono stati dei fatti importanti da sottolineare, dove con dei finanziamenti, devo dire, di milioni di euro ci sono stati appunto dei corsi e sostanzialmente progetti scolastici basati sull'ideologia gender, l'ideologia di genere, con la scusa della lotta all'omofobia, agli stereotipi di genere, insomma, che si intende un po' a insegnare ai nostri figli che non c'è più quasi una differenza biologica tra l'uomo e la donna, non conta più appunto, ripeto, il sesso biologico, ma l'identità, qualcuno dice l'identità di ruolo, perciò l'orientamento del proprio genere è a prescindere dalla sessualità che il buon Dio, diciamo, ci ha donato. E potremmo stare qua a parlare per ore, ne abbiamo parlato spessissimo sulla strada della libertà, perciò arriviamo all'attacco all'identità sessuale, perciò attacco all'antropologia dell'uomo, avvocato. Però a questo punto, tutto quello che si è detto fino adesso, e arrivo alla mia domanda, qualcuno dice che ci sia un progetto ben preciso, insomma, sostanzialmente una creazione di un nuovo mondo, di una nuova visione che
poi può passare attraverso la droga, la depopolazione, perciò la denatalità, il sesso a questo punto anche una nuova spiritualità, perché anche qui io non sono uno che crede molto nel mondo interreligioso, comunque nella comunione di più sfumature religiose per creare quasi un Dio che piace a tutti e anche qualche personaggio importante del popolato che comunque io rispetto, però magari non condivido la visione, io sono un po' più tradizionalista, ecco, non sono molto modernista, anche perché non è che la religione si modifica in base all'evoluzione della società, perché usiamo l'iPad, perché ragioniamo in modo diverso, per me ci sono dei valori inattaccabili, ancestrali, e quelli saranno sempre nei secoli a venire. Ecco, la mia domanda è questa. Penso che a questo punto ci sia un progetto ben preciso, avvocato, anche perché se nascono tutta questa serie di associazioni per chiedere la normalità, e domenica erano al Family Day a chiedere la normalità, a questo punto la domanda al cittadino comune se la fa. A me viene in mente anche il nome di George Soros, non so se le dice qualcosa, avvocato. Certo che mi dice qualcosa. Prego. Allora, facciamo una premessa. Questa Europa, che cioè l'Europa delle burocrazie e della finanza, perché a questo si è ridotto, è un organismo che sta per implodere, che ha deciso di suicidarsi quando ha deciso di rinnegare le radici giudaico-cristiane, che non era una questione di religione confessionale, anche qui era semplicemente la memoria, la storia, chi sei, l'identità, da dove vieni. E i nostri antenati contadini ci insegnano che quando tu a un albero tagli le radici, il tronco dopo un po' secca. Quindi l'Europa in questo momento è un tronco secco che al primo colpo di vento, magari che viene da Oriente, casca, non c'è dubbio. Che dietro tutta questa follia, perché ripeto, il dato di fondo è lo smarrimento della ragione umana e noi stiamo vivendo un paradosso, che gli uomini di fede sono diventati gli ultimi difensori della ragione umana, che ci sia dietro un disegno, ma non c'è dubbio. Io posso tranquillamente dirlo, tanto qualcuno si ha paura, non ci vuole neanche un grande coraggio, perché è sotto gli occhi di tutti. Qui c'è un mostro che ha tre teste: massoneria, mondialismo e neomalthusiani. Il mondialismo sappiamo tutti chi è, abbiamo avuto, fortunatamente è stata una parentesi brevissima, ma un degno rappresentante in tale Mario Monti. È quella teoria che dice appunto che negli anni 50 bisognava creare una crisi internazionale indotta, uccidere la classe media, creare una massa di disperati che avessero come unica preoccupazione quella di sopravvivere, un gruppo di eletti a livello mondiale, eliminare le nazioni, le elezioni, moneta unica, insomma roba di questo genere. Ma che dietro poi ci siano cose come il Bilderberg Group o la Trilateral Commission, non c'è il minimo dubbio, che poi ci siano anche i neomalthusiani, cioè quelli che dicono e sostengono che nel mondo siamo in troppi, anzi che l'uomo è un virus, per cui bisogna ridurre la popolazione. Questo si può fare appunto subordinando per esempio gli aiuti in Africa a aborto, sterilizzazione, cose di questo tipo, oppure che vedono l'omosessualità come la migliore forma di convivimento perché non procrea, no? Quindi è sterile, quindi riduce gli occhi. Di fronte a questa operazione, non parliamo poi di tutti gli interessi economici che ci sono dietro la lobby gay, oppure dietro questa follia del gender, che cioè, ricordiamolo agli ascoltatori, perché noi siamo davvero di fronte alla necessità di provare l'evidenza, come è non c'è bisogno che ce lo dicano l'associazione dei pediatri, che uno abbia bisogno della mamma per dire, o del papà, è un'evidenza oggettiva della natura, così come il fatto che uno sia un uomo e una donna. Ma la teoria gender, cioè questa follia che pretende di affidare al soggetto, all'individuo, la scelta del genere, cioè uno non è maschio o femmina, uomo o donna,
a seconda di come è strutturato anatomicamente, ma in base a quello che sente di essere al momento, perché è una condizione che varia nel tempo. E noi oggi non ci rendiamo conto della pericolosità di questa cosa, perché negli Stati Uniti è già partita, diffusa, si parla di gender fluid generation, questa generazione fluida, flexi, come dicono, rischia di arrivare da noi come è arrivato Halloween, come una moda, e noi la subiremo questa cosa se non apriamo gli occhi e la fermiamo. Ma anche qui, qual è il disegno? Il disegno, state attenti, è sempre un disegno di potere, questa dittatura del pensiero unico. Perché, fatevi la domanda, ma un uomo incerto, che non sa neanche, confuso, che non sa neanche chi è, che cos'è, maschio, femmina, uomo, donna, fragile, indifeso, a chi fa comodo se non al potere? Uno così è un boccone ghiotto per il potere, è un individuo perfettamente manipolabile. Questa è una operazione pericolosissima, si sta distruggendo l'identità dell'uomo per renderlo fragile, indifeso, si sta disaggregando l'aggregazione di aggregati umani. Perché l'uomo vuole individui singoli? Perché la famiglia è sotto attacco? Perché la famiglia, come diceva sempre il grande Chesterton, è l'ultimo baluardo di libertà dell'uomo. Io a casa mia, se voglio, vado in giro anche in mutande. Cioè è l'ultimo cuscinetto di libertà tra l'individuo e lo Stato e il potere. Qua, infatti Chesterton diceva che era un test di libertà. Quando eliminata quella, basta, cioè, resta soltanto l'individuo singolo e poi il potere, lo Stato. È totalmente manipolato. Certo che è un'operazione pericolosissima da questo punto di vista. E qua, non a caso, quando si parla di dittatura del pensiero unico, ragazzi, dittatura in italiano ha un significato inequivocabile. E se è vero, come è vero, drammaticamente vero, tragicamente vero, che oggi viviamo una dittatura. Poi, di fronte a una dittatura, ci sono solo, la storia ci dimostra che ci sono solo tre atteggiamenti possibili: la connivenza, la complicità o la resistenza. E noi dobbiamo decidere quali di questi tre atteggiamenti assumere oggi, in questa dittatura che stiamo vivendo. Lo facciamo come i tedeschi. Poi tra 10, 20, 30 anni diciamo, ma noi non ci siamo accorti, non sapevamo. No, è chiarissimo. E cosa facciamo? Marco, facciamo passare anche qualche telefonata perché... Sì, ringraziamo l'avvocato, prego, con le telefonate. Prego, sei in linea. Buongiorno, buona Padania a tutti, Conte da Brescia. Prego. Allora, sempre per il discorso che sta facendo lì lei, cioè che alla fine ogni cosa che andiamo a toccare è esattamente come un cerchio che parte e poi si chiuderà. Nel discorso gender non ci sono dubbi che anche le famose scie chimiche ne rientrano nel progetto, perché se voi andate a vedere quel YouTube meraviglioso, perché non sono panzane che stiamo parlando, sotto il sito biologa scomparsa, questa biologa qui spiega tutto ciò che ha scoperto dentro queste scie chimiche. Tra le tante cose, metalli, tutto quello che vogliamo, ci stanno pure dei globuli rossi sintetici che si stanno impadronendo piano piano dentro di noi, perché si aggrappano con dei filamenti sul nostro corpo e si sostituiscono e si propagano. Non è un caso tutto questo, se la cosa è su. Biologa scomparsa, andate a vederlo, o YouTube o internet. Buona. Grazie, un'altra telefonata, prego. Grazie. Prego, buongiorno, in linea. Buongiorno, io sono Maria di Cassano Magnagua, 15 giorni che faccio parte del centro Aiuto la Vita, perciò ho visto tanti bambini nascere, portarle la roba e mi trovo molto contenta, perché è un'opera che si sente nel cuore, perché non tutte le persone sono uguali, perché bisogna anche aiutare. Certo. Perché se no cosa succede? Che nessuno fa niente e invece tante famiglie, cioè, si ringraziano quando andiamo a portare i pannolini, il latte. E oggi abbiamo le torte anche con l'acqua. Grazie. Grazie. Un'altra telefonata, prego. No, sì. Purtroppo è caduta. Caduta la linea. Allora rientriamo in studio sempre con Roberto Maggi, con l'avvocato Amato. Ovviamente si parlava anche dell'impegno alla vita in tutte
in tutte le situazioni. Faccio anch'io ovviamente una domanda. La prima è quella legata alla rassegna stampa di oggi, dove Libero fa sostanzialmente un'iniziativa giornalistica, verifica un po' dove ci può portare l'approvazione del DDL Cirinna, in particolare la stepchild adoption. Si parla proprio di comperare un bambino, stanza d'ospedale, occhi del bambino, altezza, menù, cioè qui veramente si sta, forse la domanda forse è retorica, però gliela faccio volentieri, avvocato, si sta andando verso l'eugenetica? Non c'è dubbio, tra l'altro è talmente disgustoso questo mercimonio di bambini, che io ho visto i vari contratti che vengono stipulati, guardate, già solo l'idea che un bambino, un essere umano, debba essere oggetto di un contratto mi fa schifo a prescindere. Allora, c'è scritto che ovviamente la madre surrogata, che prende soldi per questa operazione, si impegna nel caso in cui il bambino fosse difettoso, magari Down, col labbro leporino, si impegna ad abortire, perché il prodotto è scadente, è un prodotto difettoso, come dice la legge di mercato, il consumatore ha diritto a rifiutarlo. Ma stiamo parlando di questa roba qua? Allora, io mi spiace, ma quando in Italia un senatore della Repubblica, Sergio Lo Giudice, che è anche membro della Commissione Giustizia del Senato, che avrebbe dovuto discutere la stepchild adoption, si va. Noto esponente della comunità gay, tra l'altro. No, è stato anche presidente Arcigay, credo, nazionale. Sì, sì. Questo si vanta col proprio compagno di aver comprato con 100.000 euro un bambino, ha fatto questa operazione all'estero, sfruttato una donna per far nascere un bambino orfano della mamma. Ma in un paese civile, uno così, che sfrutta una donna, paga per avere un bambino creato orfano e lo prende il processo, andrebbe arrestato uno così, in un paese civile. Invece no. Addirittura vogliamo istituzionalizzare questa roba qui. Ma è una vergogna. È una vergogna. E per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico un essere umano, che è un bambino, un minore, diventa non soggetto di diritto, oggetto di diritto. Capisco. Possiamo passare ancora qualche telefonata? Prego, ancora qualche telefonata, prego. Pronto, sei in linea? Buongiorno. Dottore, sono Carla, telefono da Parigi, ma sono di Piacenza. La ringrazio molto per la sua, quello che ha detto adesso. Io sono un po' confusa, sono cattolica praticante e l'ho già chiesto questo. L'atteggiamento della Chiesa mi sta un po' sullo stomaco, non è che rimetto in gioco la mia credenza, tutto questo, non è questo il problema, ma delle volte non capisco bene se sono i giornali a parlare di questi problemi, che Galantino, che Ruggio, tutti, o se c'è veramente un problema nella nostra Santa Chiesa Cattolica. Poi volevo dire alla gente che dicono che non si deve assolutamente schierarsi con queste cose, cioè contro l'utero in affitto, contro tutte queste cose. Io volevo dire e ripetere e ripeto sempre che il problema dei padani, se noi vogliamo avere qualche cosa e vincere, c'è certo lo snellamento della burocrazia, le tasse, la flat tax, ma c'è anche la famiglia, perché se la famiglia non resiste non ci siamo più. Grazie alla nostra amica. Altra telefonata, prego. Pronto, sei in linea? Sì, prego. Pronto. Sì, volevo dire una cosa. Tanto la trasmissione è interessantissima e piacerebbe che ritornasse. In ogni caso, a parte questo, io mi chiedo soltanto: tutto questo interesse, a parte la mercificazione, che come ha detto lui, è uno schifo, perché dovrebbe essere un obbrobrio umano, cioè non è una cosa vergognosa. In ogni caso, mercificazione, chiaramente quanto costano, una volta li mettono in galera, adesso li mettono in Senato. A parte questo, dico però, c'è stato Castelli che si voleva sbattere tanto per... Scusa, voleva sbattersi... Pronto? Prego, prego.
si era dato tanto da fare per poter fare una migliore legge per la protezione dei ragazzi e fare in modo di... Okay. Vabbè, dopo c'è un eco, io non so come mai. Va bene. Rientriamo comunque, sì, il riferimento era alla riforma Castelli sul Tribunale dei Minori e sul diritto di famiglia, che poi è stata totalmente cassata dal governo successivo, e quindi ringraziamo il governo Prodi e il ministro Mastella. C'è un'altra telefonata? Prego, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno, senta, io sono Amedeo, chiamo da Brugherio. La mia è una telefonata non per porre una domanda, ma per fare un semplicissimo commento. Cioè, è assolutamente ineccepibile ogni singola parola dell'avvocato Amato. È un piacere per me averlo incontrato radiofonicamente questa mattina. Condivido dalla prima all'ultima sillaba che ha pronunciato l'avvocato. Siete veramente, veramente bravissima, e la trasmissione la sto apprezzando moltissimo. Ecco, volevo solamente dire questo. Se avessi potuto, l'avrei registrata questa trasmissione e tutti gli interventi, in particolare dell'avvocato Amato, persona straordinaria per chiarezza e per incisività dei concetti. Condivido tutto, veramente grazie e buon lavoro a tutti. Grazie ecco, al nostro amico. Prego Roberto. Aggiungo, Marco, solo una piccola domanda all'avvocato. Innanzitutto ringraziamo a nome di tutti chi ci ringrazia, e veramente ci fa piacere. Parentesi, la trasmissione la trovate comunque su YouTube, perciò cliccate sulla Strada della Libertà, mettete la data di oggi e anche le repliche precedenti, perciò comunque potete ascoltare e vedere la nostra diretta. Detto questo, io sono abbastanza d'accordo, avvocato Amato, io so che lei comunque ha una situazione abbastanza tradizionalista, perciò una chiesa non modernista, con i valori che, ripeto, devono essere costanti nell'arco dei secoli, quei valori fondamentali, ecco, del buon vivere. Recentemente appunto Papa Francesco, incontrando la Rota Romana, il Papa insomma giustamente ha ricordato la verità sul matrimonio, che è indissolubile, unitivo, procreativo, va benissimo. Poi però si dice sempre: la Chiesa giustamente non emargini chi vive nell'errore, ma tutti restano nell'amore di Dio, ovvio, ci mancherebbe altro. Però la mia domanda è questa: se siamo arrivati anche a questo punto, quindi una denatalità tra le più basse in Europa, soprattutto nello Stato dove c'è il Vaticano, perciò insomma la Democrazia Cristiana insegna, era un po' quel partito per eccellenza che doveva portare avanti, era un po' la sintesi dell'unione, del patto Stato-Chiesa, però poi nell'arco dei decenni si è dimostrato sicuramente, come si può dire, un grandissimo bluff. E nello stesso momento, alle volte, non so se forse sono io che magari capisco male, però vedo una Chiesa effettivamente, come diceva l'amica di Parigi, un po' tiepida, un po' debole rispetto a concetti che sono poi le fondamenta della Chiesa, anche perché, e chiudo, nella Costituzione europea, nel trattato di, mi sfugge Marco, nel trattato europeo, comunque le radici cristiane non sono comunque neanche menzionati, però perciò questo è il percorso che ci porterà al tracollo. Esattamente, partiamo un pochino da qui, avvocato. Prego. Sì, e io riprenderei l'interessante sollecitazione dell'amica che ci ha telefonato. Va bene. Per rispondere anche a una domanda iniziale. La piazza del Family Day, diciamolo senza se e senza ma, era una piazza laica di popolo. Quindi totalmente fuori da ogni logica politica e ecclesiale, con rispetto assoluto della politica, rispetto assoluto della Chiesa, ma non ci sono state influenze, magari qualche tentativo, ma è stato respinto al mittente. Il problema della Chiesa è questo: guardate, io sono una persona notoriamente che parla in modo franco, nel senso che non ho retropensieri né cose nascoste. Io ho girato l'Italia ormai quasi quotidianamente da un anno e mezzo, ho conosciuto centinaia di vescovi
Devo dire che la mia impressione sul tema è la seguente. A livello episcopale, di pastori, tolte rare eccezioni, più o meno la preoccupazione è percepita. Il problema è il basso clero. Parroci e preti, lì veramente la Chiesa zoppica. Noi abbiamo tantissimi parroci che hanno atteggiamento donabondeschio, per cui ma su questi temi divido il consiglio pastorale, meglio non parlare. Altri preti non hanno la più pallida idea di dove vivono, e questo la dice lunga anche sulla preparazione dei seminari. Certo. Qualcun altro addirittura è filogender, oppure come quello si batte esplicitamente per il riconoscimento giuridico e sacramentale dell'amore omosessuale, quindi siamo all'eresia, e una piccola parte, purtroppo piccola, di sacerdoti coraggiosi. Non c'è dubbio che nella Chiesa regni molta confusione da questo punto di vista, ed è un peccato, perché guardate, su questi aspetti abbiamo dimenticato il magistero, ma ci sono delle affermazioni di Papa Ratzinger quando era prefetto della dottrina della Chiesa, dei documenti splendidi sul perché non si possono approvare le unioni civili, sull'omosessualità, di una lucidità, di una profetici, tra l'altro, 1995, del 2006, documenti che sono come se la Chiesa prima di una certa data non esistesse più. Capisco, ringraziamo il nostro ospite, vedete che stiamo sfumando pian piano con la sigla, Roberto. Io direi che però, se possiamo, strappiamo in diretta una promessa al nostro ospite di essere con noi magari per un'altra trasmissione a brevissimo, ecco, anche in studio, e comunque a parlare per esempio di ideologia gender, di come il mondo, la stampa, la moda stanno portando verso questa identità fluida, che è l'altro grande argomento con cui ci piacerebbe parlare con l'avvocato Amato. Roberto. Assolutamente d'accordo, tanto comunque il contatto c'è. Io lo ringrazio veramente tantissimo perché è la verità. E meno male che esiste, come ho detto prima, la terza possibilità, che è la resistenza, perciò non la convivenza, l'assoluta resistenza verso questo nuovo mondo che vogliono portare avanti. E noi, avvocato, siamo con lei in tutto e per tutto. Grazie. Veritas vos liberat. Solo la verità ci può rendere davvero, davvero liberi. Grazie a Gianfranco Amato, e a questo punto, quindi, con questa importante citazione di Gianfranco Amato, direi che Roberto Maggi e Marco Tognini possono chiudere la trasmissione. Ricordatevi, siamo sempre sulla strada della libertà. Ecco, a questo punto ci riascoltiamo domenica prossima. Io non sempre riesco a essere in studio perché comunque ho problemi familiari ai quali devo far fronte, un padre malato, insomma, una serie, devo dire, non è che lo faccio per capriccio. Ma perché la famiglia va condotta, esatto. Ringrazio tantissimo chi comunque è presente in studio, a partire da Marco Tognini, poi avremo Marco Scaglia, quando vorrà Giuliano Citeri, insomma Erminio Fumagalli, che saluto, perciò. La trasmissione questa qua lì rimane e comunque avrà sempre un suo lungo corso, mi auguro. Grazie a tutti e buona libertà a tutti. Avete ascoltato Sulla strada della libertà. Padania Libera.